L'andamento dei costi energetici rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Con queste parole il direttore di Confcommercio Prato Pistoia, Tiziano Tempestini, mette in guardia sulla drammatica situazione che stanno vivendo le imprese, le quali si trovano a fronteggiare aumenti dei costi energetici anche dell'ordine del 300%. Assistiamo a bollette che stanno arrivando dell'energia elettrica per il mese di luglio, moltiplicate per 3 e per 4, che creano la condizione per alcuni imprenditori del dire: cesso l'attività, fermo, riduco. In una nota diffusa nei giorni scorsi, Confcommercio propone anche degli esempi. Tra questi, quello del residence pistoiese Villa Cappugi, che ha visto triplicare la propria bolletta da 12.000 euro del 2021 a 39.000 del 2022. Stessa situazione per la gelateria Gori di Maresca, la cui bolletta è passata da meno di 1.000 euro del 2021 a 3.200 di quest'anno. La Confcommercio chiede due cose: da un lato un intervento immediato di credito d'imposta per ridurre le bollette in arrivo e già in qualche modo ricevute dalle aziende, ma poi una scelta di campo rilevante per il futuro nel dare autonomia all'Italia in termini di approvvigionamento energetico. C'è un'altra ispirazione che vogliamo dare agli imprenditori ed è quella di riflettere e prendere in considerazione modelli di gestione più possibile diversificati in questa fase per riuscire a resistere a questo impatto. Sicuramente è difficile, so bene che parlo di un qualcosa molto complesso, ma anche quello è un fronte che va preso in considerazione. Ecco, ma se le cose non cambiano, che autunno si prospetta per le imprese? È un autunno e un inverno assolutamente complicato. Perché e non si vede la possibilità che possa continuare così senza la previsione di cessazioni di attività, riduzioni di orario, insomma revisioni assolutamente rilevanti delle attività anche del terziario.